stasera presentate un nuovo vino, sì, che è un po' il frutto di tutti questi anni di ricerca. Vogliamo parlarne? Volentieri, volentieri. Sì, Conus è un Lagrange 100% ed è nato proprio dalla consapevolezza che prima di tutto Lagrange è un vitigno autoctono della nostra zona, perciò è importante sostenerlo. E questo è già un punto fermo. Sì, questo sì. E poi abbiamo visto che con i nuovi impianti che abbiamo fatto su un terreno già coltivato biodinamicamente da alcuni anni, abbiamo una situazione ancora molto diversa per quanto riguarda la crescita della pianta. La pianta cresce molto più armoniosa, più molto vitale, ma molto concentrata, perciò credo che questa armonia e questa concentrazione si nota anche nel vino. Ecco, i vigneti di quanti anni sono? Sono adesso 8 e 10 anni. Quindi giusto anche l'età per valutare che sì, il vigneto biodinamico è in grado di produrre bene. Senz'altro, sì, sì. La quantità è buona, però diciamo teniamo sempre di tenerla bassa per produrre anche una bella qualità. Ecco, quanto siamo di resa con questo? Ma qui siamo, penso adesso, non ricordo, ma anno, però in media sono sui 50-60 ettolitri. Poi bisogna dire che la grana è una varietà che produce per natura molto, no? Se la si fa crescere. Ecco, con questo quante etichette siamo arrivati di vino biodinamici di Lagavulin? Beh, insomma, sono 14, credo. 14? Sì, penso di sì. A cui se ne aggiungono invece altre? Beh, ogni anno qualcosa di più, no? Perché la nostra azienda agricola è tutta coltivazione biodinamica, ma diciamo si aggiungono dei vigneti di alcuni contadini che ci danno l'uva, che visto il risultato che abbiamo avuto noi, hanno deciso anche loro di convertire le loro vigne alla coltivazione biodinamica. Ecco, quindi per concludere, quante bottiglie abbiamo oggi in produzione biodinamica? Adesso mi domandi una cosa che è difficile rispondere, ma oltre 300.000. 300.000. Oltre 300.000.